Presidente Mormile, obiettivo alla valorizzazione del Marca, uno dei tanti patrimoni culturali che ha la provincia di Catanzaro. Sì, è uno degli obiettivi insieme con tutto il patrimonio dell'amministrazione provinciale che è molto importante, che ci siamo posti fin dall'inizio, appunto rendere funzionali e utili, valorizzare queste strutture per raggiungere quegli scopi culturali, ma anche con importanti risvolti socio-economici che in un momento come questo, dove ci avviciniamo all'estate, una realtà come quella della provincia di Catanzaro, assolutamente importante dal punto di vista turistico, ecco che quindi qualificare socialmente e culturalmente un territorio, oltre che le grandi ricchezze ambientali e naturalistiche di cui disponiamo. È importante, questo è l'obiettivo dell'amministrazione provinciale, ce lo siamo posti fin dall'inizio e siamo assolutamente interessati a quelli che appunto sono degli obiettivi da raggiungere, che sono connessi a queste strutture, quindi stiamo parlando del MARC, del MUSMI, del Museo del Rocco e del MARC. Sono assolutamente connessi e quindi si è cercato da subito un'interlocuzione con la Camera di Commercio, con l'Accademia delle Belle Arti, nonostante qualche polemica più che altro veicolata sulla stampa impropriamente, per cercare appunto di capire nelle difficoltà oggettive che l'ente rappresenta come, ecco, riuscire ad ottenere questo risultato e questo scopo, cioè far sedere al tavolo persone che hanno effettivamente già come mission all'interno delle proprie istituzioni di rappresentanza quegli obiettivi di cui parlavo prima. Non ci interessa realizzare vetrine con bei sorrisi da dispiegare per essere, come dire, solamente veicolati sui media, senza invece pensare a quello che è appunto lo scopo da raggiungere. Oggi siamo qui, tra poco ci sarà una conferenza stampa con appunto il Pietro Falbo, Presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo, con Virgilio Piccari e dell'Accademia delle Belle Arti, ed è quello che cercheremo di fare nel frattempo, sperando che istituzioni pubbliche e soprattutto private, anche magari sul modello delle fondazioni che gestiscono i punti museali in altre realtà del nostro paese, possano, ecco, dispiegare quell'interesse che deve essere soprattutto sostanziale e non soltanto di facciata. È quello che ci proponiamo e quello che stiamo cercando di avviare oggi, presentando già una prima programmazione di cui sicuramente parlerà molto più compiutamente il Presidente dell'Accademia delle Belle Arti e anche la Camera di Commercio.